grandissima manifestazione su quello che chiamano gelato gastronomico, contro il quale io ho combattuto moltissimo con dei grandissimi maestri, Capatoglia, tanti da tutta l'Italia, sei il campione del mondo, che poi non significa vero. Perché io dicevo che in pratica è inutile, perché quando mi si porta il gelato io lo voglio mangiare, se me ne portano tanto così vicino a un foie gras, una cosa così, io ho paura che mi si sciolga, oppure io non voglio mangiare una tazza piena di gelato al gorgonzola. O il Sergio lì, ex campione del mondo da Latina, mi ha detto: io ti faccio questo gelato che non si scioglie. E ti, ma che gelato è? Che cosa, non si può fare una cosa del genere? Tu, egregio signor Assenzio, con questo gelato, perché tu ne fai il gelato del gastronomico, come ne vieni fuori da questa cosa qui? Se ne viene fuori meglio con la granita che con il gelato? Deve essere più granulato, che rimane più duro, o anche tu fai quel gelato che non si scioglie e rimane perfetto per un'ora e mezza? Non ti riesco a fare il gelato che non si scioglie per un'ora e mezza, perché è figlio di una filosofia che non condivido, e quindi lo lascio fare a chi condivide quella filosofia. Il mio gelato si scioglie perché ha ingredienti di un set natura, è l'unico ingrediente che stabilizza e addensa è farina di semi di carbone, è nulla. Quei pochi grammi che bastano per esprimere. Come ne vengo fuori? A me piace giocare fra il dolce e il salato, fra il caldo e il freddo, quindi quella braciola di foie gras scaloppato e sfumato di passaggio che ho aggiunto per averlo ancora a temperatura calda sul bordo ampio di piatto, dove invece nell'incavo di un piatto raffreddato, freddissimo, meno sotto, c'erano i gelati, e quindi la carota con il marsala, l'aglio, il prezzemolo, quello rimaneva freddo ma quello rimaneva caldo. E sei tu che hai la bacchetta del direttore di orchestra, la tua bacchetta, per dirigere le combinazioni degli orchestrali che io ti ho selezionato, fiati, archi, corde, per esprimere quello. E questo mi apri poi un'altra tendina. Io sono nato a Noto, città un filino barocco, consentimelo, c'è voluto una complicità naturale di terremoto in quell'epoca, quella vecchia ce l'ha spazzata, l'abbiamo rifatta, era epoca barocca. Onde per cui la cucina, l'alimentazione che mi è propria, si basa non su salse di stile francese dove c'è 15 ingredienti e un grande mélange. Io non ti faccio i grandi mélange. Io ti pongo su un piatto 5-6 ingredienti, ma perché sul tuo palato ci sia a tua scelta o a mia scelta, se l'ho impostato io in una sequenza, quella sequenza o una libera orchestrazione, in modo che tutti abbiano un ambito da solista e il direttore di orchestra abbia la capacità di esprimere poi l'orchestrazione piena.